a diverso titolo a famiglie e a imprese. Imprese, trasferimenti alle imprese. Il grosso dei trasferimenti alle imprese, diciamo, private non sono al settore manifatturiero, ma vanno all'autotrasporto, una cifra abbastanza rilevante, vanno al cinema, alle televisioni, ai giornali, alle scuole pubbliche, università e scuole private, vanno all'Ippica e così via. Ci possiamo permettere queste cose? Allora, se io dico tagliamo le spese, i trasferimenti al cinema, qualcuno mi dice stiamo tagliando le spese per la cultura. Davvero sono spese per la cultura, perché i soldi vanno a finanziare anche film che sono lì, sinceramente, piuttosto dubbi in termini di cultura. Bisogna stare attenti appunto a evitare queste trappole psicologiche. Trasferimenti alle imprese private, qui si arriva a un tema che è già stato trattato da Nicola, quello di far pagare i servizi a chi se lo può permettere. Trasferimenti alle imprese pubbliche sono essenzialmente trasferimenti, in gran parte trasferimenti per il trasporto pubblico locale e ferroviere. Quando io viaggio in alta velocità tra Roma e Milano pago un prezzo che è molto basso rispetto all'estero, e lo faccio anche perché esiste un sussidio implicito in Italia che è dovuto al fatto che il costo della costruzione delle ferrovie non viene ammortizzato per niente. Quindi il biglietto costa molto poco, è un modo di sussidiare. Trasporto pubblico locale, i biglietti anche per gli abbonamenti costano meno in Italia, anzi il biglietto ordinario è abbastanza ovvio, si vanno i confronti, un biglietto alternamento a Roma Milano costa 1,50 euro, se si compra un carnet costa anche di meno, e è molto meno di quello che si paga a Parigi, per non parlare di Londra e New York. Questi servizi sono servizi che vengono fatti pagare alla collettività. Quando io viaggio, io sono tornato in Italia, però per questo anno fiscale sono ancora un taxpayer americano, quindi non pago tasse in Italia, li pagherò il prossimo anno, e quando io viaggio in alta velocità con un servizio tra i migliori al mondo, in Europa è senz'altro il migliore al mondo, è tra i migliori, siete voi che avete sussidiato il mio viaggio. E questo